Ok, ci siamo. Benvenuti a questo incontro con Federico Frusciante. Ciao Federico. Ciao Emanuele, Grazie ciao a di tutti. essere qui con me e con chi ci sta guardando. Eh, Grazie a te. quest, questa è una serie di chiacchierate che faccio e farò con critici appassionati di cinema, coloro che hanno trovato un modo per raccontare il cinema agli altri, soprattutto che hanno trovato un modo alternativo, cioè non semplicemente la carta stampata e i libri, ma nel caso di Federico, YouTube e poi dopo anche come gli incontri di persona, le presentazioni dei film, nei festival, eccetera. Federico, io vorrei cominciare dall'inizio, cioè ti ricordi il momento in cui è nato il tuo amore per il cinema, cioè in cui hai capito che il cinema sarebbe stato il tuo pane? In realtà ogni volta che ci penso diventa un momento diverso, perché presumo che sia stato diciamo a scatti, cioè che non, a scalini. Non credo che sia stata una cosa che ho compreso subito. L'unica cosa che mi ricordo è che di cui della quale sono cosciente è che anche quando avevo 4, 5, 6 anni, mia mamma mi faceva vedere alla televisione, perché sta parlando del 73, 75. Faceva vedere alla Rai, perché c'era solo quello, due canali, mi faceva vedere i film di Hitchcock o western di John Ford o il Lumet, cioè il cinema russo, perché all'epoca passava di tutto veramente la Rai, anche il pomeriggio. Il Dracula di Todd Browning, che posso dire, cioè, in un certo senso, come ho visto quelle immagini, ho capito che le immagini in movimento mi piacevano da quello che mi diceva mamma. Poi a 7 anni mi sono imbattuto in profondo rosso alla televisione e di lì ho capito più che altro che mi sarebbe piaciuto tanto, mi piace prendere paura. E quindi da questo nasce poi quello che viene dopo, perché lì per lì continuavo a vedere film di paura di tutti i tempi, e a me faceva paura anche Psycho a 10 anni, anche ora in un certo senso parecchio. Quindi mi sono appassionato al cinema dell'orrore per prima cosa, thriller, giallo, so anche. E di lì però penso che di non averlo mai lasciato, cioè nel senso che poi chiaramente nella vita arrivano altre cose, perché ci sono, che ne so, la scuola, incominci a fare delle cose, le persone, quindi a un certo punto diciamo che dopo le medie ho capito che era una vera passione, perché dalle medie, diciamo, fino ai 13-14 anni vai al cinema con i tuoi amici una o due volte alla settimana, perché vai al cinema. Diciamo, come perché ai miei tempi andare al cinema, perché non era un'esperienza diversa, non c'era on demand streaming, non c'era anche solo una videoteca in tutta Livorno praticamente, quindi era anche difficile. Poi i film uscivano molto in ritardo, faccio presente quando andavo a vedere un film al cinema, io ci potevo essere da un anno e mezzo, ecco, non è che ci stava un giorno. Cioè, sono andato a vedere Terminator, che era lì da un anno, da 19 mesi che lo giravano nei cinema di Livorno, perché non finiva mai Terminator. Quindi io credo che la mia passione sia nata col fatto che piano piano col cinema ho notato che potevo vedere, avere esperienze che non hai dal vivo, perché io sono abbastanza un ateo schifoso. E questa cosa si ribatte anche sul cinema, nel senso che in realtà poi questo mio non credere in niente mi fa piacere, quando guardo un film, credere in tutto. Ecco, quindi per quello che forse l'horror, il fantastico, mi è piaciuto sempre di più. Di lì ho capito la mia passione, cioè volevo spaventarmi, volevo vedere cose che sapevo che nella vita non avrei mai visto. Uno zombie, un vampiro, un'astronave, cose che proprio pensavo e continuo a pensare che non esistano. E quindi questo mi ha appassionato al cinema, cioè trovare qualcosa di diverso dalla solita monotonia della giornata. Questo più o meno è. Però la passione vera penso sia nata sui 14-15 anni, da quel che mi ricordo, perché incominciavo ad andare al cinema già 2 o 3 volte alla settimana, e incominciavano ad essere tante per un ragazzo normale, perché poi suonavo, facevo sport, quindi cioè, gli dedicavo parecchio tempo. Va detto e ripeto che comunque queste 2, 3, anche 4 volte a settimana non è come adesso, che gli spettacoli iniziavano all'11 di mattina. Ce n'era 400.000, c'era 20 cinema a Livorno, c'è cioè una possibilità di cinema gigantesco, e il prezzo, tipo, sto parlando di metà anni 80, non era come 20.000 lire ora, cioè costava 1.000 lire, che era sempre, il cinema non è mai stato popolarissimo come prezzo,
diciamo fino agli anni 80 si può cominciare ad alzarsi, cioè chi dice adesso costa 9-10 euro, beh quando c'era le lire costava 14.000 lire, sono 20 anni fa, non è che cioè, erano 7 euro, quindi non è aumentato molto, diciamo che era già in crisi pre-euro, però insomma così, nasce semplicemente così, come quando nasco, come mi è nata insieme alla musica, precisa proprio, quindi ho iniziato a girare anche cortometraggi e a fare quello che volevo fare perché oltre a capire com'era, diciamo così, oltre a vederlo, l'ho voluto capire, quindi ho letto migliaia di testi, tutto quello che trovo, e poi ho deciso che insomma andava studiato anche praticamente, ho fatto un bel po' di corti, ma per i cavoli miei, non per farli vedere, proprio per capire com'era, mentre ho iniziato a fare lo stesso con la musica. Quindi questa, la passione è nata per questo, e poi la musica del cinema mi piaceva da morire, quindi mi ha portato a fare tutti e due. Poi avevo un paio di amici, uno che faceva il regista e uno che suonava, che erano tutti e due piani di topa, piani di bimbe intorno, e allora a 15-16 anni dissi, ma iniziamo a suonare e iniziamo a girare qualcosa che magari si recupera anche. Questa è tutto qui. Che poi normalmente uno fa le cose per quel motivo lì, a quell'età, certo. Poi, a quell'età poi in particolare. Io non pensavo ad altro. Ma anche adesso, cioè anche adesso. Io anche adesso, sì. Anche adesso, solo che ora, adesso non mi vergogno di dirlo, all'epoca volevo fare il Dark, il più, quindi no, ma che adesso non mi vergogno, cioè è proprio quello. Certo. Noi maschi lo dovrebbero sapere, purtroppo tutte le donne del mondo siamo istigati a fare qualunque cosa nella vita per quello. Ci levate questo, non ci si alza più dal letto, questa è la realtà. Senti, ma invece poi quando hai fatto un lavoro? Cioè quando tu hai sentito che hai detto lavoro, oppure se ti è capitato? Ma senti, io in realtà mi è capitato con i Caoni, cioè, che è un gruppo di cineasti di Livorno, che ci siamo conosciuti verso metà degli anni 90, giù di lì, e Alessandro, alla mia età, qualche altro, Guglielmo, che è un bravissimo attore, l'ha detto così, più giovane di me, di qualche anno, anche una decina, e che so, e siamo rimasti lì, per scherzo, si chiacchierava di cinema con me, e si divertivano, primo perché mi dicevano che ero un'enciclopedia, io non lo sono mai stato, sono molto bravo a farlo credere. E poi, siccome sapevo tanto, mi chiamavano maestro, mi veniva da ridere, allora sparavo certe stronzate che avevo paura anch'io a risentirle, li faceva ridere tanto che hanno deciso di farci uno spettacolo teatrale, non con tutto il mio ciarpame di chiacchieraccio, ma con delle mini cose da 2-3 minuti che mettevano inizio e fine dei loro spettacoli, si chiamava Li Caoni Fat Show, e di lì è nato tutto. In realtà io ho registrato in 6 ore di roba per loro un pomeriggio che hanno utilizzato per questo spettacolo e per altre cose, e poi puff, mi sono ritrovato a mia insaputa praticamente nel 2011-2012 su YouTube, perché mi hanno detto guarda sei YouTube, io sono su YouTube, e poi Li Caoni mi hanno detto sì, sei sul canale, e di lì, quindi una volta a settimana, una volta al mese, c'era questo appuntamento per i primi 2 anni. Poi i Caoni giustamente hanno fatto quello che dovevano fare, cioè il cinema, e lo stanno ancora facendo, quindi Twinky Doo, speriamo lo finiscano presto, questo nuovo film horror, e di lì poi a quel punto ormai c'ero dentro, ho detto mi diverto, è dal 2014, ormai 2013, che ho il mio canale, me lo gestisco, lo faccio tutto da me. Ci sono cascato per caso, però di cinema, diciamo, ho sempre scritto su fanzine, roba, su qualche giornale che me lo chiedeva, però anche adesso se posso scrivo, perché mi piace scrivere, perché ho un altro tipo di espressione, cioè se la scrittura, io vado di braccio anche nella scrittura, però ci vuole la preparazione diversa, cioè non è che puoi sbagliare il verbo e te ne freghi, cioè quando invece faccio il video io vado a dritto, non mi preparo nemmeno la scaletta, e quindi magari faccio certi strafalcioni a livello di italiano e di volte, ma perché è proprio quello che cerco, ecco, in un certo senso. E quindi è tutto così, ci sono nato per caso, io ho sempre scritto di cinema, però in realtà la mia passione, ho sempre scritto molto di più di musica, ecco, della quale non ne frega nulla, ma io faccio anche quella sul mio canale, perché non ne frega nulla quasi a nessuno, però ormai la musica praticamente è un sottofondo per il niente, ma faccio anche un paio di video al mese di quello, perché mi piace, ecco. In realtà ci sono finito per caso, non lo so nemmeno io, e pensare che 8 anni e quelle mi dà da mangiare in un negozio, meno male, cioè, meno male, ho avuto il culo che i Caoni ci hanno pensato per me. Sì, infatti. Poi
Poi se ti va, mi parli un po' del negozio, perché insomma, ogni Certo, il tanto metti. negozio ho aperto con Filippo Scarpara, il mio socio, a ottobre del 98, a gennaio si è inaugurato, quindi sono 24 anni fa. È andato, chiaramente era un franchise, è andato molto bene perché i primi 7-8 anni siamo riusciti a pagare tutti i debiti che fa uno per aprire un negozio, che sono centinaia di migliaia di euro. Quindi bene, poi l'esperienza è stata buona perché comunque io sinceramente volevo aprire un negozio di dischi, ma dischi già non li comprava nessuno. Se avevo saputo che 20 anni dopo ormai li comprava tutti i vinili come fossero panini, magari l'avrei aperto, però vai a sapere che 20 anni, cioè 24 anni fa, che l'home video potesse scomparire nel giro di 10 anni, nessuno avrebbe mai messo la mano sul fuoco. Cioè io era pieno, era quasi impensabile pensare che le persone cambiassero velocemente, ma anche le stesse che non il ventenne che posso capire, ma proprio il quarantenne, il cinquantenne, il trentacinquenne che avesse così facilità nel cambiare le sue, diciamo così, modo di vita, il suo modo di fare. Invece, purtroppo, questo parlo a partire dalla biblioteca, purtroppo nel 2008, circa 2009, è arrivata la prima mazzata perché è arrivata la fibra, la cosa veloce, e quindi la gente ha cominciato a scaricare, diciamo, era il momento del tubo, sì, del tubo, poi lo dico, era il momento del mulo, era il momento dei torrent, però ancora ci voleva del tempo comunque, non tutti, era lunga, e quindi nel giro di 1 o 2 anni la gente è ritornata, non so come far capire, si era rotta i coglioni di aspettare 4 ore e poi scaricare un porno e vederlo male. Poi però, per qualcuno, per fortuna, per me purtroppo, siamo tornati di nuovo a farci comandare dalla televisione come tale, come mezzo, perché è inutile che si parli di altro, perché quello è. E quindi poi è venuto fuori Netflix 2013 e tutto, e nel giro di un anno ha levato il 99% della persone. Cioè, da vedere, diciamo, 100 persone al giorno, a vederne 8, ma nel giro di 6 mesi. E quindi è stato, e da quel momento lì non ho più visto una lira, ho solo combattuto per evitare di aumentare i miei debiti. Poi il Covid ha dato il colpo di grazia, come a tutto, però non ci dimentichiamo che questa condizione post-Covid, insomma, di depressione economica nella quale siamo, specialmente biblioteche ormai tutte chiuse, cinema, questo casino qui, non deriva solo dal Covid, se no ci prendiamo in giro. Il Covid è stato anche una cosa terribile, ma anche un bel mezzo per i politicanti di tutto il mondo di lavarsi le mani delle puttanate che hanno fatto in 30 anni, tagliare la sanità, a tutto, a far morire la gente, levare articoli 18, contratti di merda, contratti a 2 ore, cioè non si è mai vista una cosa del genere. E a questo punto, per portare avanti quello che avevamo intenzione di fare, cioè, in realtà è 30 anni che governate di merda e avete usato il Covid per dirci: oh, scusate, c'è il Covid, ora chiudete tutti. No, non è così. Nel mio caso, per esempio, nel 2013, quando arriva Netflix Italia, te gli devi imporre un abbonamento di 90 euro al mese, devi fare l'antitrust, perché devi pensare che sennò ti chiudano 20.000 partite IVA più annessi e via annessi, e invece non gli hai fregato niente. Niente. E quindi quando lo Stato se ne frega, assolutamente. Ecco come doveva finire. Faccio presente che io non è che sono contro la televisione casalinga dei film, c'ho una videoteca. Io sono contro l'idea che ci sia un'esclusività nel dover avere qualcosa che, come l'arte, per me è di dominio pubblico. Questa esclusività può essere data appunto, esclusivamente solo dalla propria produzione. Cioè, se questi canali on demand producono la loro spazzaturetta, non c'è problemi. Però quando incominci a insinuarti e mi levi dalle sale Diamanti Grezzi dell'A24, perché così, e l'hanno capito tutto, tranne gli amanti di Netflix che battono la testa negli spigoli, che a che vi garbi o non vi garbi, Netflix fa questo lavoro, leva Annientamento, leva Amiche, leva tutto il cinema migliore, indipendente che potrebbe uscire, perché così non ha più ostacoli, perché se lo mette lì la gente non va al cinema, cioè è la cosa più scema del mondo. Il problema è che poi l'Immortale di Amiche dentro un catalogo di Netflix lo vedono in 23. È semplice, se io vado alle anteprime dei film, questo uscirà fra 6 mesi al cinema, ok, l'aspetto, poi l'aspetto, poi l'aspetto, ma dov'è? L'ha preso Netflix, e che cazzo c'è? Questo vuol dire togliere. Quando togli, secondo me è una cosa negativa. E infatti poi ora mi pare di capire che anche Netflix è un po' in crisi, perché piano piano, quando arriva la Disney, quando arriverà la Warner, quando arriva quello, quando arriva quell'altro,
vedrà la gente che il risparmio che credeva di avere, no? Ma ora quando dovrà fare 10 piattaforme diverse a 20-25 euro al mese l'uno, vedrà se con 300, con 3.000 euro l'anno risparmiamo oppure venivano già a 2 euro un film se risparmiamo o no in 4, cioè, e scegli quello che vuoi, è una competenza. Lì è crollata la videoteca, nel momento in cui le persone hanno deciso che non avevano più bisogno di un posto dove trovarsi per parlare di cinema, avevano semplicemente bisogno di una schermata con dei pippoli e tornare davanti alla televisione. La televisione è comodità, come ben sai te meglio di me, perché te sei un vero giornalista, non come me. Cioè, il cinema ha cercato sempre di sopravvivere con mezzi diversi. Quando negli anni 50 andava a merda, via a CinemaScope, questo spettacolo la televisione non lo può dare. E questo spettacolo continua a non poterlo dare perché te puoi avere la televisione più grande del mondo, ma non so se hai letto il bellissimo editoriale di Mauro Gervasini sull'annuario dei film TV quando parlava di questa cosa. Cioè, è chiaro, ci sono determinate cose che il cinema, anche se la gente vuol dire che è la stessa cosa, non le puoi avere a casa. Che poi questo sia bene o male, lo decide soggettivamente una persona, se ama stoppare il film, andare a pisciare in mezzo al film. A me non piace. Cioè, io se voglio immergermi nella visione vera, voglio il silenzio, il buio, la sala, il casino della gente, lo voglio perché è così che si vede, secondo me, un film fatto per quella determinata cosa. E quindi a un certo punto però la gente non ha più pensato questo. E chiaramente secondo me, anche con la mancanza sempre più di soldi, è chiaro che le persone se devono spendere a fine mese 60 euro per vedersi 25 film, invece spenderne 6 per avere un catalogo di 10.000, va lì. Ma questo, ti ripeto, è un problema statale, è un problema di chi controlla, cioè è un problema di chi doveva controllare. Se te non puoi fare aprire questa cosa, non puoi assolutamente, così come un problema di legge sulla pirateria illegale, cioè non puoi spostare semplicemente da bloccare i siti. Se non mandi le multe a casa della gente, la gente scaricherà illegalmente tutta la vita perché non gliene frega niente a quelli lì. Cioè, invece di cineblog.eu vanno su punto fan, poi su punto no, punto sto cazzo, ma non le cancellerai mai. Vedrai che se al terzo film, alla terza volta che te entri su un ID così, ti arriva 40 euro di multa a casa, la seconda 80, magari ci ripensi. Tutto lì. E poi Certo. ripeto, questo che concludo il discorso della distruzione del negozio perché è avvenuta, perché poi cosa succede? Una volta che sei abituato a stare a sedere sul divano e stai guardando una qualsiasi piattaforma, può essere Netflix, come Disney Plus, come Amazon, poi uno può discutere del quale è migliore o peggiore, secondo me, a seconda del servizio che dà, ma è relativo. Cioè, una volta che c'hai il culo sul divano, non stai trovando il film che volevi nelle piattaforme che hai, che cosa fai? Scusami. Scendi, ti vesti, vai a cercare la videoteca che non c'è più, provi a cercare film. No, è chiaro che è per questo che tutti sanno che è aumentato del 300% anche l'illegalità. Perché Certo. chiaramente se uno non trova il film, a quel punto va sul sito illegale, è già sul computer, alla televisione, perché sei già in rete, sei già alla televisione. Pigi un pulsante, vai su un browser e ti cerchi il film e hai fatto. Quindi è chiaro che la legalità di un certo tipo di servizio on demand, se non tenuta sotto controllo, porta all'illegalità completa. E quindi non viene più nessuno in videoteca nemmeno a cercare il film che non trova più nel legale. Non so come farti capire. Non c'è su Sì. Netflix e Disney, lo scarico, chi se ne frega. Beh, Non è anche più come perché. prima, almeno diciamo che fino a 2013-2014 la roba che non trovavano su internet. Almeno la venivano a cercare, ecco. Poi Sì. invece è finito anche questo, quindi lì è proprio finito. Nel momento in cui la gente ha capito che poteva prendere, cioè, se una persona, scusatemi, però è un discorso normalissimo. Se una persona gli vendi un paio di scarpe a 30 euro e un altro ne regala, ma perché le devo pagare? Se le rubo e non mi arrestano, che se è un furto, perché quello è un furto, ma non ti arrestano, non gliene frega nulla. Anzi, se ti beccano con le scarpe in mano, danno il culo a quello del negozio e li fanno spostare il negozio. E quindi è questo che ha condizionato completamente la fine delle videoteche e la mia fine anche della mia, che chiuderà fra un po', l'impossibilità di arrivare alle persone per fargli capire che cos'è davvero una videoteca. Il giorno in cui capiranno davvero cosa si sono persi, perché se fossero chiuse tutte le bi biblioteche d'Italia o le librerie ci si divertirebbe, quando capiranno che il progresso, l'avanzamento tecnologico non sono la stessa cosa e quindi le armi più avanzate del mondo per me non sono progresso, sono semplicemente armi di merda, no? Che portano ancora più indietro. E quindi il cinema va visto in sala, la sala è morta, andrebbe perlomeno discusso nei posti dove vanno discussi i casi del cinema, vedete che non ci sono più manco quelli, se si scrive qualcosa non lo legge più un cazzo di nessuno, allora lo trova detto, l'unico modo, facciamo due video. Non pensavo diventasse poi Colicaoni una cosa così importante, però la videoteca è finita perché, come tutte le volte,
gli stati o chi controlla ha fatto fare il cazzo che gli pare alle multinazionali e ha distrutto il resto. Vale lo stesso per tutti i McDonald's aperti che hanno distrutto migliaia di paninoteche o ristoranti o roba in tutta Italia quando non andavano fatti aprire. Semplice, molto semplice. Netflix in Italia vuoi arrivare? Sono 90 euro al mese. Se no, te ne vai a fanculo. Cioè, devi salvare i tuoi cittadini che hanno degli indotti, non puoi salvare una società con 1.000 dipendenti in tutto il mondo che non esiste. E poi, ti ripeto, c'è il livello etico e morale che è mio e basta. Cioè, a me il fatto che la gente si creda che questo sia progresso solo perché gli schioccano un'altra volta davanti alla televisione, secondo me è una devoluzione modello proprio Yoku Gioco Homo dei Divo. Stiamo proprio tornando indietro davanti alla televisione con un altro mezzo di arrivo, ma sempre televisione è, e la vogliamo chiamare progresso. Questo è un regresso allucinante. L'avanzamento tecnologico c'è, il progresso no, il progresso deve essere una cosa che fa del bene a tutti, già lo devi pagare, quindi del bene a tutti lo puoi fare. Si rimane al fatto che io sono dell'idea che il cinema è compagno, io sono comunista, al cinema si paga tutti uguale, si guarda lo stesso film sulla solita poltrona e cazzi tua se ci arrivi in bicicletta o in Porsche. Quando invece devi scegliere quel servizio on demand, o c'hai 200 euro al mese da spendere per averceli tutti, o ti attacchi al cazzo e quindi ti tocca andare all'illegale. Ed è terribile, quindi c'è l'elitarietà dell'opera d'arte è terribile. Punto. Tu hai detto una cosa, no? Che poi è fondamentale in quello che tu hai fatto nel corso degli anni. Cioè, tu hai detto che il cinema è compagno e tu sei comunista. Perché tu hai portato, ma adesso così a occhio, credo che tu sia l'unico, perlomeno in Italia, ad aver portato la politica, chiamiamola anche l'ideologia, però in un senso pure nobile, nel parlare di cinema, che era una cosa che veniva fatta negli scritti negli anni 60 e 70, poi si è persa, sostituita da un'anti-ideologia. E tu poi l'hai portata e l'hai fatta conoscere sostanzialmente ai ragazzi, perché poi chi guarda i video su YouTube sono ragazzi, magari adesso sono un po' meno che ragazzi, però hanno cominciato da Certo. ragazzi. Ma io, guarda, io ho sempre trovato stupido, veramente idiota, eliminare la politica dal tutto. E se uno sapesse cosa vuol dire politica, la gente non capisce. Cioè, la politica è ovunque, in ogni atto. Questa nostra intervista è un tuo atto politico. Comunque, ogni scelta che uno fa è un atto politico, è un'idea. Cioè, se te parcheggi nel parcheggio degli handicappati consciamente, stai facendo, oltre a essere una merda, ma stai facendo un atto politico, una scelta, cioè tutto è politica. Quindi, anche quando un film sembra non avere la politica dentro, come può essere, che ne so, Natale a Rio, ma anzi su sto cazzo, cioè non è che è una scelta politica intesa come, ma in realtà c'è. Perché quando uno deve guardare una cosa, deve andare a fondo. Cioè, a miei tempi si diceva, mio nonno mi diceva, prima filosofeggia. Prima si ragiona, prima si filosofeggia, poi si discute di arrivare al punto. Cioè, e quindi per me l'idea è che il film prima va filosofeggiato, qualunque esso sia. Cioè, intanto vediamo, perché ci siamo dimenticati tantissimo negli ultimi 20 anni che cos'è il cinema. Qualunque libro di cinema da scuola, qualunque dizionario, qualunque cosa che cazzo compri sul cinema che ti avvicina la prima volta, la prima pagina è forma e sostanza, è la prima cosa che ti insegnano. Cioè, la prima cosa. Ormai la critica di oggi si dimentica della sostanza, perché la sostanza va discussa. Cioè, in un film come Il momento di uccidere, ad esempio, di George Schumacher, per dirne uno, è un film che tecnicamente è un film quasi televisivo, ma è fatto benino, è recitato abbastanza di merda. Cioè, però, se una persona è come me, non è che l'ideologia ti ferma il film, perché io ci sono film di registi di destra, chiamiamoli così, che può essere Romero, come può essere Eastwood, come può essere tanto altro, ma addirittura film di destra anche come concezione, tipo L'anno 1000 donne e il duca, non so se l'hai mai visto, Eh sì, che è certo. meraviglioso, eppure è un film contro la rivoluzione francese, alla fine, cioè, insomma, eppure io il film l'ho adorato, me lo sono comprato, pur nella sostanza non convincendomi a livello politico, ma cosa vuol dire? Come lo descrive il nostro, non è manicheo, fa una descrizione molto interessante di questa cosa, oltre ad essere visivamente una delle cose più belle degli ultimi 30 anni. Quindi non ho problemi in quel senso, la gente non ha capito questo, cioè non ho problemi in quel senso, io ho problemi quando il film politico diventa dannoso. Cioè, a me un film come Cobra, per me è una fascistata conservatrice reazionaria pericolosa. Perché parla male dei giudici, della giustizia, i morti non sono uguali, il morto, il criminale va ammazzato, tanto chi se ne frega, l'altro no, cioè è un problema proprio di mio, ma però non è per questa cosa qui, per chi ci segue, guardi Guida perversa al cinema e Guida perversa all'ideologia, quello documentario col filosofo, non mi ricordo dov'è, dell'est, veramente Ganzi, e lui ti spiega come può essere anche se seguire bene l'ideologia nei film e come può in realtà un film tenere tutte le ideologie del mondo.
il punto è che io non è che ho riportato la politica nel cinema, ho ricordato alla gente che il cinema è politica, cioè quando uno fa un film contro la pena di morte, il film per me, se il film fa schifo, è il film fa schifo, quindi se faccio una recensione del film, il film è brutto, a me non me ne frega un cazzo, Bahia, parliamo di un film in italiano, c'è più bandiere rosse in Bahia che in tutta casa mia, però il film mi ha fatto non è che per questo, siccome lui è compagno, la mia deve garbare, o per esempio un film come I banchieri di Dio, non so se l'hai mai visto, il caso Calvi, quello di Ferrara, sono l'idea che sia perfetta l'idea della sostanza, cioè ciò che dice a me va benissimo, ma la forma è talmente brutta che il film è orribile, cioè quindi attenzione quando mi dicono te se c'è la politica ti garba, no, io cerco di trovare quel lato, perché se uno non trova quel lato si gode la metà di Essi vivono, se lo vuole vedere solo come film con d'azione, di fantascienza, si perde quello che il regista voleva dire, tutto lì. Un secondo che c'è una persona accanto qui. Sì. Deve rientrare, lo sa. Sì. Sì, uomo, prova a passare più tardi. Dai. Ciao. Scusa. No, figurati. E poi soprattutto, cioè, hai detto ai ragazzi, soprattutto, che i film, cioè, appunto, sono anche politici, cioè, togliere dall'equazione, qualunque equazione sia, qualunque tipo di discorso sia, la politica, perché non ci interessa, perché ci fa paura, eccetera, è una stronzata, cioè di fatto. Beh, è una stronzata per forza, Manuel, perché non si può togliere la politica da qualcosa che nasce politicamente. Cioè, il cinema, che poi è nato sì come spettacolo da circo all'inizio, perché i Lumière non avevano capito un cazzo di come potesse in realtà evolversi un'operazione del genere, però alla resa dei conti, cioè, il cinema in realtà è l'atto più diciamo è l'arte più politica e diretta possibile, perché se la letteratura, che pure la letteratura tutta è politica, però ha bisogno, non so, se hai un romanzo importante, 800 pagine, io magari lo sbriciolo in 3 giorni perché so psicopatico, ma c'è le persone che magari gli ci vuole un mese, quando perdi un mese di tempo su una cosa del genere, allora non si sa bene perché, intanto passo di palo in frasca, non si sa bene perché, allora un mese a leggere un libro che c'ha della cosa politica va bene, lo stessa persona se questa cosa accade per un film non gli va più bene, credo che ormai ci sia purtroppo un'idea di cinema, di intesa come di audiovisivo, di film, di qualche che sia esclusivamente di intrattenimento, cioè, quindi credo che le persone ormai, quelle poche che vogliono avere della cultura, ormai si buttino esclusivamente proprio sulla letteratura, su altre cose, perché il cinema sembra ormai diventato veramente tornato indietro nel 1898, sembra diventato una baracconata di nuovo, cioè in un certo senso non c'è più spessore, è vero, è difficile trovare film con spessore al cinema, infatti se noi ci facciamo caso, io quando ho parlato con Gio Dante, che gli ho fatto l'intervista, o anche Romero, tutti i registi americani che ho incontrato, ho intervistato non in video, che ci ho parlato, mi hanno detto tutti la stessa cosa negli ultimi 7-8 anni. Cioè il problema è che non vanno più al cinema la gente sopra i 50 anni. Cioè vanno solo i ragazzini. Il cinquantenne non va più al cinema, è incredibile questa cosa. Vanno i ragazzini che non si possono permettere magari Netflix, o che non hanno la famiglia, che si ritrovano, perché poi alla fine le bimbe le becchi al cinema, no, davanti a Netflix, più o meno. E quindi... cioè, io ho cercato di spiegargli che in Europa era più però diverso, cioè, perché in realtà il problema per me adesso, vero, è che qui proprio non... cioè, se io Northman devo fare le orse per andarla a vedere, è un film da 70 milioni comunque, né? E arrivi lì, veramente, ti danno il posto. Ora poi vabbè, mascherinati che sembra di entrare nella città per andare tutta all'alba, cioè, insomma, sono andato fuori tema, ma per me proprio io vorrei far capire alle persone che la politica e il cinema sono la stessa cosa, perché i primi film russi, cioè Sciopero, sono talmente importanti che valgono 1000 volte un libro, perché uno un libro ha un impegno diverso e quindi gli dà un valore diverso e lo rende, e non vogliono capire che invece quando ti guardi un film il livello artistico è lo stesso, cioè non è che siccome lo guardi in 2 ore è finito e porti a casa, cioè il problema è proprio questo, è proprio questo, secondo me la gente guarda il film una volta, e già per mio personale, io quando li vedo una volta ho fatto qualche recensione al volo perché le fai, ma io non riesco a capire se mi è piaciuto, cioè capisco se mi è piaciuto o meno, ma magari la seconda proprio mi passa, la terza comincio a capirlo davvero, e questa è una scelta politica,
Io, per esempio, sul canale tutti mi dicono: l'hai visto questo Matrix Resurrection? E certo, l'hai visto Spider-Man? E certo, l'hai visto questo? Ma l'hai fatto nelle recensioni? No, perché le devo fare? Cioè, non mi va di farla, mica mi frega di parlare dell'ultimo di Sam Raimi quando mi ha trafitto il cuore la delusione. Cioè, perché devo farlo? Lo farò quando lo vedrò la seconda volta sperando che esca al paletto, dal cuore, cioè. Non perché Dottor Strange sia proprio un troiaio, ma perché vedere Sam Raimi che fa Sam Raimi dentro un film che non c'entra un cazzo a Sam Raimi, che si sono dimenticati di scrivere soprattutto, del quale io poi non ho capito un cazzo perché c'è 3-4 personaggi e qualcuno prima o poi mi spiegherà perché c'è Scarlet Witch e non l'ho vista arrivare. Cioè qualcuno me lo spiegherà prima o poi perché c'è la gente che arriva. Perché tu avresti dovuto vedere una serie. Ma ora dimmi te, se io Sam Raimi a cosa si è asservito, poverino, cioè, se ne discuteva con un mio amico regista stanotte, guarda, se non riesce più a esaltarci, nemmeno Sam Raimi, ma il cinema dov'è finito? Cioè, dov'è finito? Cioè, dov'è finito? Cioè, quello che dico io, se Sam Raimi, un regista così importante, ha quasi 15 anni un lavoro e si deve piegare alla logica della Marvel, alla Marvel dovrebbe inchinarsi e dirgli che progetto vuoi fare? Basta. E invece ormai bisogna a noi genuflettersi a tutto perché non si può più dire che l'uomo ragno è l'ultimo introiaio, no, è bello, ma la gente. Cioè, ragazzi, c'è l'oggettività nell'arte, è vero che è relativa, ma c'è. Poi la soggettività la può distruggere e demolire. Però un film come Northman è girato con controcazzi, poi può far cacare, può sembrare un film porno, qualcosa, però è girato con controcazzi, vuole fare una certa cosa, una certa sensibilità, poi può non garbà. L'ultimo uomo ragno è proprio una merda per come è scritto, messa in scena, registrazione, cioè non si può dire di no, poi uno li può garbà di più. Però veramente siamo a livello che, insomma, mi sembra che poi, questo me lo puoi dire te che li conosci meglio, ci sia un po' di puzza sotto il naso verso questi 30, 25, 35 anni che a ogni costo devono dire che Eggers è una merda, che Ashton fa cacare al cazzo, che Pill è un troiaio e poi Ligarba me contro te. Cioè, non capisco. O Ligarba, cioè, c'è un modo di fare che non vorrei che fosse diventato, sono contrario a tutto. No, Cioè, io ho percepito, cioè, un modo di fare, hai detto bene, cioè, quella generazione lì, diciamo, tra i 20 e i 30, che hanno, cioè, come dire, l'idea che niente è più serio. Per cui, certo, possiamo prendere per il culo tutto, no? anzi, dobbiamo, Eh sì. e ciò che tutti prendono per il culo è qualcosa che invece noi dobbiamo portare seriamente. Certo, è così. Sono diventati bastan contrari senza avere nessuna forza però politica e sociale in questo. Cioè un conto è se te questa cosa la ribalti nella vita, cioè quindi decidi consciamente di essere un anarchico e di dire io le cose che le persone mi dicono che sono belle, anche se sono brutte, in faccia, in discussione, cerco di distruggere per portarli fuori a una discussione diversa e quindi diventa un discorso filosofico di chi parla, oppure sono semplicemente gente che parla a cazzo, che non ci capisce una sega e che siccome ormai basta andare al cinema e scrivere qualcosa su Facebook, sono tutti eroi e sono diventati tutti giornalisti. Vale anche per me, eh. Cioè, io sono solo la punta dell'iceberg, ho visto, io mi vergogno dei miei e non li riguardo i video, ho visto delle cose in video dette da certe persone, oltre che su di me, che mi offendono ogni 2 minuti, ma quello non me ne frega nulla perché ho la pelle molto dura, mi porto un cazzo di loro. Ma ho sentito dire delle cose che io mi vergognerei fisicamente proprio, mi sentirei piccolo a dover dire certe stronzate che ho sentito dire in rete da gente che dovrebbe essere esperta. Cioè, già quando io sento qualcuno che fa il giornalista e dice: vabbè, ma uno, se i cinema sono brutti, questi cinema devono chiudere, mi si spezza il cuore. No, questi cinema devono essere aiutati dallo Stato e devono rimanere aperti. Un giornalista di cinema deve parlare così, può parlare in un'altra maniera. Poi c'è tutta in questo mio pensiero assurdo che questi ragazzi, secondo me, amano proprio fare i bastian contrari, ma senza però avere una forza. Cioè, non mi puoi dire a me mi fa schifo Spielberg e non hai visto un film. Cioè, e poi sono così. Cioè, no, ma Eggers è sopravvalutato. Ma Diosa, ma scusatemi, ma voi negli ultimi 20 anni, ma il regista ha fatto The Witch, Lighthouse e Northman, al di là del gusto personale. Ma quanti ce n'è? Come si fa a definire un regista come Eggers di maniera? Magari ti fa cacare, ma di maniera no, cazzo, che fai film in bianco e nero, lentissimi, cioè di maniera, è la maniera sbagliata oggi di farli i film perché non li va a vedere nessuno, cioè di maniera è Spider-Man ormai, ecco di maniera purtroppo è Doctor Strange, che sta diventando tutto uguale, cioè io ho riconosciuto Raimi incredibilmente le scene non d'azione, nei raccordi, nei movimenti dei raccordi, in qualche piccolo parte anche l'azione finale, ma il resto poteva averlo girato qualsiasi altro fratello russo, ci si capiva una sega, tutto un effetto speciale. Cioè quello che dico, il cinema, ok,
questi ragazzi lo continuano a considerare, cioè, si scherza veramente tutto, cioè, io non posso veramente vedere persone che mi esaltano della robaccia come vacanze su Marte, che sono contenti che ristampino il silenzio dei prosciutti, con tutto il cuore, a me che va benissimo che uno, che Ezio Greggio, abbia fatto quel filmetto, e ci ho fatto anche due risate per essere di Ezio Greggio, guarda, però c'è, cioè, che essere contenti per il silenzio dei prosciutti e non perché non ci sta un film di Fellini, e poi dei Mappellini se ne frega, bermi Ezio Greggio che mi sento morire, che tu lo dica per gusto, per far bastian contrario, per farlo, dice a cazzo di cane, perché si vede che non lo dice con un'idea. Io a volte vado sopra le righe, uso andare sopra e esagerare, e lo faccio apposta, perché tanto è l'unico modo, quello che penso lo dico, cioè non è che quello che sto dicendo non è quello che penso, ma lo esagero nei modi, sì. Nei modi, esagerando nei modi la gente si incazza e magari ragiona, cioè io la vedo un po' così. Ok, quando mi dicono ma esageri, sei arrogante, ma che arrogante, cioè sei te che non mi conosci, mi dai dell'arrogante che sei arrogante, te ne rendi conto? Cioè uno che dà dell'arrogante a qualcuno che non conosce è il primo arrogante. Ma poi questa cosa, come dire, come hai detto tu, cioè mentre da altre parti si va sopra le righe per farsi sentire, per far rumore, per far chiacchierare, tu lo fai con un'altra, come dire, no, io lo faccio per un altro divulgare motivo. Io voglio divulgare ciò che piace a me. E siccome non sono falso come tutti gli altri del mondo che dicono no, ma il pensiero dell'altro vale quanto il mio, non è vero. Quello che penso io è quello giusto, e i film che Garman ha messo sono quelli giusti. Tutti si pensa così, nessuno ha il coraggio di dirlo, punto. E questa è la mia differenza. A me non me ne frega un cazzo di dire che 300 è bello perché garba a tutti. 300 è spazzatura fatta in CGI di merda con un green screen del cazzo, scritto da un Miller che non capisce un cazzo dei fumetti. Quando si butta nella storia nostra è bene faccia Sin City, che quello è bellissimo, e rompa meno i coglioni con un'epicità che non esiste. E sono di quest'idea, perché 300 ha distrutto il cinema epico. Distrutto! Perché ha portato un'estetica, un modo di ragionare sull'epicità che non ha più niente da a che vedere. I personaggi sono buoni, già quando fai un film epico, dove ci sono buoni e cattivi, tagliati con l'accetta, hai finito, hai sbagliato. Conan, uno dei film epici più belli della storia del mondo, di Milius, Conan è una merda quanto l'altro. Te segui solo uno, è come Northman, il nostro protagonista, è una merda, cioè non è che è un buono. Di Eggers, la gente si sbaglia, non è un buono, è una merda come tutti gli altri in quella società lì. Questo non piace alla gente. Ormai, purtroppo, e questo ripeto è un'idea mia, negli ultimi 10 anni con la marvelizzazione, non la disneyficazione del mondo magari, ormai la marvelizzazione del mondo, ormai i buoni e i cattivi sono talmente divisi con l'accetta che e sono talmente spettacolarizzati nel tutto, che le persone, io ho notato che quando vado a vedere un film al cinema e dopo 10 minuti ancora non si sparano, non succede una scena d'azione, non c'è un effetto speciale, si incominciano a parlare, non gliene frega un cazzo, accendono il telefono. Cioè è stato terribile vedere che ieri sera, mentre guardavo Doctor Strange, dove parleranno 25 minuti di 2 ore che si picchiano, la gente come si fermavano le botte e parlavano, vedevo accendere 200 telefonini, gente parlava, non gliene frega proprio, cioè sembra che le persone abbiano solo voglia di vedere lo spettacolo, e per questo c'è Gardaland, non deve andare al cinema. Cioè, si è incominciato, secondo me si sta incominciando in maniera pericolosa a mescolare l'arte di intrattenimento cinematografica con il circo, che è un'altra cosa. Cioè, lo spettacolo si va a vedere da un'altra, il cinema può essere poi iperspettacolare, capiamoci Emanuele, perché mi fa schifo. L'hai detto tu che siamo tornati nell'Ottocento, no? Perché che all'inizio era lo spettacolo del cinema, era solo lo spettacolo, siamo tornati lì, no? Sì. Siamo tornati che la gente voleva fare ma solo non è più cinema, era fino a cazzo. Se uno guarda un film pieno di effetti speciali come era Aliens, per capirsi, la roba di Cameron, cioè se te guardi Abyss di 2 ore e mezzo, c'è 25 minuti di effetti speciali, poi per 2 ore ci danno personaggi. Adesso un film di 2 ore e mezzo, per 20 minuti forse c'è personaggi. Cioè in Doctor Strange, io non so, arriva la gente, questa America sta vivendo, non so chi è, e manco ci dà la ghigna di spiegarcelo. Arriva Vestartra, ha distrutto un villaggino, ma cosa ha distrutto? Ma chi è questa? L'ho mollata che era di fuori perché aveva preso le botte da Thanos, non era morta visita, ma chi cazzo è questa? Poi arriva Vellartro, il ciccione, ora sono io che sono diventato il super capo, ma non era Vellartro, ma la pietra del tempo dove cazzo è? Tutto quello che uno aveva visto, il Dottor Strange vecchio, se metti assaltato gli altri 24 Marvel e il fumetto non ci capisce più un cazzo. Quindi se arriva a questa condizione qui, è normale che si torni al circo.
perché se a nessuno gliene frega più un cazzo di quello che succede sullo schermo, ma gli interessa solo vedere quello che ha immaginato di voler vedere, perché da ragazzino, o non so perché, non superata la fase anale a 50 anni, ancora legge Topolino o L'Uomo Ragno, che a me mi va anche bene, vuole quello. Cioè, siamo arrivati purtroppo, secondo me, il problema poi alla base è che purtroppo i produttori hanno capito che rischi molto meno in questo modo. Quindi cosa fanno? Fanno scegliere al pubblico il film che vogliono vedere. Non è che un tempo il Venom, il primo Venom lì che era uscito con Tom Hardy, aveva fatto talmente cacare, ma proprio a tali livelli, che nessuno gli sarebbe mai venuto in mente di fargli fare un 2, ma ha incassato. Se fossimo stati negli anni 80 e 90, ti assicuro che se quel film fosse stato una merda, il 2, come capitava sempre, usciva con un terzo del budget e forse non video. Che così intendevano fare i soldi, non avevano voglia di perdere la faccia. E questo è il punto, i produttori in tempo non avevano voglia di perdere la faccia, i produttori adesso non esistono più, ci sono i manager director, che è gente che non gliene frega niente, e questo è stato trasportato alle persone che guardano film. Non è un'eccezione, ci sono sempre conferma le regole, cioè non è che tutta la gente è così, però ti ripeto, secondo me il fatto anche poi di doversi trovare di fronte a un televisore un'altra volta, il fatto che io vado a cercare di comprare un portatile un mese fa, non riesco a trovare un portatile con 20 pollici, perché tutti ormai hanno fatto dei MyFilm, ormai li guardano su tablet da 10 e su telefonini. Ok, va bene, guardiamoci la Gioconda di Resta Grandezza lì su una Polaroid e siamo convinti di aver trovato le pennellate di Leonardo. Cioè, tutto lì. Cioè, io quando ho visto Io vidi Annientamento al cinema, prima che lo comprasse Netflix, perché doveva uscire al cinema per la Paramount all'anteprima, rimasi flesciato, perché c'è una profondità dei colori. Quando l'ho riguardato, mi sono chiesto, il film rimane un buon film perché lo vedo alla televisione, però se non l'avessi vista al cinema, tutta questa roba qui non la vedo. Cioè, il lavoro, il punto è, se io ti costruisco la casa, ti faccio tutto in massello, tutto in marmo, tutto strafigura, poi ti arrivi e ci metti sopra l'arte da apparati e un azzo di moquette, ma allora se l'ho fatta a fa tutto quel lavoro. Cioè, il cinema è un po' questo. Quando si è incazzato Villeneuve per il suo Dune dicendo cosa non lo mandate al cinema, io ci ho perso 3 anni per fare quel lavoro lì per lo schermo grande, se no avrei fatto un altro lavoro. Cioè, certo. È così. Eppure non si capisce la differenza tra i film girati per la televisione, per un piccolo schermo e per il grande schermo, non lo si vuol capire. Finché non si capisce questo, e ripeto, è la base iniziale, nessuno vuole più calcolare che esiste la sostanza. Un film, come dicevo, Il Momento di Uccidere, sarà qui un ragazzo che seguiva me, continuava a dirmi no, ma è bello, a me della politica non è che mi interessi, ma come fai a non capire che un film come Il Momento di Uccidere è politica, parla della pena di morte, della giustizia, ed è un film reazionario che fa passare il messaggio che la giustizia privata va bene, la pena di morte va bene, e poi è tutto infinocchiato a livello proprio politico, squallido, dal fatto che i cattivoni che sono stati ammazzati sono quelli del Ku Klux Klan. Allora io dovrei averli sul cazzo, invece chi l'ha ammazzati è il babbo nero, allora io sono in simpatia perché è nero. Cioè, questo proprio ricatto di quel film, questi ricatti vanno detti, perché sono parte della forma che si unisce alla sostanza del film, e alla fine il film ti vuol dire semplicemente questo, che il nero ha fatto bene il giorno dopo a prendere fucile e andare a sparare due del Ku Klux Klan e a non dargli zero giorni di galera. Ma si sta scherzando? Che la pena di morte è giusta, come una discussione di 20 minuti fra Sandra Bullock e McConaughey che parlano di pena di morte e lei alla fine perde e lui ha ragione. Cioè, quindi quando parlo di un film del genere, se poi uno è a favore della pena di morte, è a favore della giustizia privata, per me è un essere orribile. Quindi a quel punto non voglio averci nulla a che fare con uno a favore con la pena di morte o che addirittura a favore della giustizia fare a sé. Quindi se a qualcuno non capisce che quel film è un film politico, se non lo capisci che I Soliti Sospetti è un film politico, anche lì, come si fa a non capirlo? Tarantino li fa tutti i politici film. Cioè, e quindi io non capisco come le persone di ora, come si era detto prima, non riescono a affrontare un film con un pochino più di serietà. Ecco, a me quello mi dà fastidio. Ma cioè, questi guardano Bellatar e si fanno i gonfi con Cavalli di Torino, con Lab Diaz, con questi film, non si guarda. E poi però, siccome devono fare Bastian Contrari, allora devono guardare anche che Cozzalone, è bellissimo per Cozzalone, Me contro te, quanto è grande il film di Ruffini, è così. Soprattutto, cioè, ma poi io ho l'idea, cioè, Il Momento di Uccidere, io mi ricordo adesso, non ricordo cos'era, tipo un film con John Travolta, una robaccia d'azione del regista di Io vi troverò. Non e allora, ricordo. From Paris with Love. Bravo, lui. Che era una merda. Fascistissimo. Fascistissimo, dall'inizio. Questo arriva, scende giù nell'aeroporto, spara a 3 persone, guardavano dentro, cioè a Duladri, mi spara tutti di secca, tutti e 3, frega un cazzo a nessuno. Esatto.
E soprattutto i cattivoni sono albanesi, che poi io ho Ma parlato con vorrei la... vedere, sempre. E quando io l'ho scritto per la recensione, non me la pubblicarono, mi dice, vabbè, ma qui si parla di politica. Ma il film parla di politica. Io ho l'impressione che al di là della politica poi non ci sia più, o perlomeno ci sia molta meno voglia di rifletterci sui film. Cioè i film non sono semplicemente quanto mi diverto, quanto mi annoio. Dicono delle cose. E certo. Le dicono bene, le dicono male, cose giuste o cose sbagliate, ma le dicono. E invece quando tu provi a farlo un discorso del genere, sei un vecchio noioso. Sì, se non tu rompi i coglioni. Ma guarda, questo allora, se vogliamo, la prima colpa, e io non me la levo, la prima colpa di questo appiattimento è berlusconiana, cioè da quando Berlusconi ha messo piede in campo, arrivederci. Cioè, la gente ha cominciato a non capire più niente. E poi c'è un problema proprio di potere. Il potere ha intuito che il controllo è molto più facile. Un partito come i Cinque Cosi, le 5 Stelle lì, sono dannosi per il semplice motivo perché se te arrivi in un momento storico come è negli anni 90, principalmente il 5 Stelle, e dici né destra né sinistra, io posso essere anche d'accordo, ma là c'è l'anarchia, allora fondi un partito extraparlamentare del quale avresti il 38%, mandi il 38% in meno delle persone al voto, quindi il Parlamento si rende conto che invece del 70% di votanti c'è stato il 40%, come mai? Perché il 30% si è astenuto e abbiamo 5 milioni di persone in piazza dei 5 Stelle, allora la forza extraparlamentare può aiutare il Parlamento. Quando una forza dice né destra né sinistra, bello, rimane solo il centro, siete democristiani, quindi accettate tutto, vi va bene tutto, basta piglia voti. Ormai con questo né destra né sinistra si è messo un problema grosso, che non vuol dire che se io sono comunista e quindi di sinistra si abbia ragione, può avere ragione quello di destra, non il fascista, perché il fascismo è un'aberrazione del pensiero, non è un pensiero. E chi come in Europa hanno provato a mettere il comunismo accanto al nazismo, io li farei legge. Il manifesto Il Capitale di Marx e poi farei leggere il Mein Kampf e mi davano disse la stessa cosa, io le vergogne del mondo. Ma detto questo, per me non è questo il problema, c'è cioè destra, sinistra, perché questi qua dovrebbero invece far capire che c'è differenza e come. Quando dicono destra e sinistra è uguale, no, l'avete fatta, diventa uguale, il PD ormai è uguale a Forza Italia, ma prima non era così. Cioè la sinistra aveva a cuore il popolo, il proletariato, l'idea della lotta di classe, l'idea comunque di far progredire il mondo per tutti, cercare di distribuire la ricchezza, cercare di far mangiare anche le parti del mondo che non ci sono, mai all'individualismo sfrenato, sempre il collettivismo attraverso l'individuo che non va mai eliminato ma deve pensare alla collettività. La destra invece è per un capitalismo, per un'idea dell'individuo come forma, quindi personale a livello di proprietà, a livello anche di pistole, l'idea di potersi, cioè tante cose, aborto, libertà di voto donne, tutte si sono conquistate tutte grazie alla sinistra, al massimo radicale. Niente in Italia è stato conquistato dalla DC o dalla destra, nessun diritto per i lavoratori. Che però, se fate caso, 20 anni dopo sono stati cancellati tutti dal PD insieme. Quindi, ripeto, il problema netto è che non si può dire ai giovani come hanno fatto per 20 anni questi 5 Stelle né destra né sinistra, perché poi ci credono. E non è la stessa cosa incontrare me un nazi skin, non è uguale, perché se incontri me e sei il liberale di destra, con me ci ragioni. Se incontri un nazi skin e gli dice sei un pagno, ve lo t'accoltella. Cioè, non è la stessa cosa. Cioè, e quindi cioè, questo, secondo me, è un appiattimento che ha portato anche a livello proprio di non pensare alla politica. Cioè, i 5 Stelle, invece di dire né destra né sinistra, alla fine è venuto fuori, cazzo me ne frega della politica, tanto sono tutti uguali, rubano tutti, mangiano tutti, arrivati loro hanno fatto la stessa cosa. Precisa, cioè, quindi c'è la logica, è proprio quella che ormai hanno capito. Secondo me, che a te farti scrivere di politica porterebbe che magari se scrivi una cosa che è semplicemente una cosa che serve per far capire il film, se no non si capisce di cosa parla e come è impostato, all'editore non gli interessa perché gli fa perdere magari quei 5 di destra che leggono. E non è così che dovrebbe funzionare un giornale non se ne dovrebbe pagare un cazzo, un blog oppure dove scrivi di che cazzo, di cosa perdi o di cosa non perdi, ma dovrebbe semplicemente dare la libertà a chi scrive di scrivere il cazzo che vuole. Sì, chiaramente io guardo il trionfo della Liefenstahl e quando lo guardo penso tecnicamente questa 100 anni fa era avanti, e però è chiaro che la sostanza è aberrante, quindi c'è. In un certo punto ci sono film, quando mi hanno detto no, negli ultimi anni che da Via Col Vento al Trionfo della Volontà a tanti film verrà scritto la storia è una puttanata a livello storico, andate a vedere bene perché se no uno pensa che il Ku Klux Klan siano bravi e i neri stuprassero tutti dopo nell'Ottocento, capito? Se voglio dire, tutti erano contrari, vedevo su internet, ma perché devi specificare? Ma come perché? Ma è giusto, sono passati 100 anni.
Sennò la gente pensa che i sudisti fossero tutti buoni, fossero tutti Rossella Ovara, e non è così. Se no pensano che il Ku Klux Klan facesse del bene e i neri stuprassero tutto a giro, non è così, è uguale il nazismo. Se voi, noi guardiamo per esempio i film di propaganda russi, non sono censurabili nemmeno adesso, in un certo senso. Certo. Perché non hanno una propaganda così anti, ma solo pro sé. So come farti capire, non c'è un cobra alla russa. Ma non per dire russi ora, ma può essere anche cinese, non c'è un cobra con lui che va ammazza tutti i russi, gli americani cattivi, è un pensiero diverso. Cioè il cinema alla Chuck Norris non potrebbe mai nascere dove è nato Eisenstein, mai, può nascere dove è nato Griffith. Non so se hai capito il discorso. Perché quando mi dicono ma cobra è girato bene, ma a me della tecnica cosa cazzo me ne frega se poi la composizione è una merda, è la stessa cosa della musica. Cioè a me che me frega se sai fa Bach con la chitarra ma non sai scrivere una canzone, cioè che senso hai nel 2022? Nessuno. No, perché poi il cinema va lo stesso discorso per appunto il trionfo della volontà. È certo che tecnicamente era una delle cose più... Va studiato, è talmente poi importante. Però uno deve dire che è una stronzata, che quello che racconta è veramente inaccettabile, inaffrontabile. Va detto, ma non è perché... Ma lo dovrebbe dire anche un repubblicano, eh. Cioè lo dovrebbe dire il liberale, lo dovrebbe dire chiunque, anche, cioè lo dovrebbe dire chiunque che è irricevibile. Invece ci troviamo ancora di fronte a questa cosa. E poi io veramente, forse sono di un'altra generazione, ho 49 anni, e a me non mi è meno, ci sta gente che scherza così facilmente sulla Shoah, che scherza così facilmente sulla Palestina, che scherza così facilmente anche adesso con l'Ucraina e tutto. Io non ce la faccio. Io cerco di fare una mia analisi, non guardo la televisione, cerco di capire cosa succede e mi tiro fuori il mio discorso. E ripeto, il mondo è diventato orwelliano, è inquietante, perché se penso a quando io avevo 20 anni, quindi sono 30 anni fa, se scoppiava una guerra, il modo di porcela a livello anche proprio di telegiornali, di giornali, sarebbe stato molto più pacato e molto più interessante per farci capire come risolvere il problema. Adesso, se fate caso, anche quando fanno i talk show, è tutto un ammazzarsi fra l'uno e l'altro, urlare, un casino. Cioè non si cerca mai una soluzione a quello che ci abbiamo intorno, ma si cerca semplicemente di portare avanti un pensiero che è quello del nostro padrone. È così. Cioè non c'è nessuno che dice Putin certo ha sbagliato, fa la guerra, è una merda, che cazzo fai la guerra, ma nessun altro che dice che Zelensky non sta assolutamente in una grandissima democrazia, ma che di mortone l'Ucraina è una dittatura, come puoi uno pensare lo stesso della Russia, perché è così, basta vedere le leggi, è semplice. Se dici una cosa del genere sei contro Zelensky. Chi ha detto questo? Io ho detto che Zelensky devono fare pace a priori, che noi... Si vede così il mondo, ma è possibile che siamo in un mondo dove la gente dice ma scusa, ma te se te l'avessero detto ci avresti creduto? Guarda che questa è la prima volta che mi capita, che uno dice ok ragazzi, qui c'è un problema, ci sono due eserciti che si stanno attaccando, uno attacca, uno riceve, il problema grosso è che noi non ci si entra un cazzo, perché non fa parte dell'Europa, non bisogna vedere anche questo, non è NATO, non è un cazzo. Cosa facciamo? Vabbè dai, per limitare i danni gli mandiamo armi più grosse così i russi si incazzano. Questa è la nostra soluzione. Cioè, la soluzione è mandateci a me a parlare con Putin e si vede un po' se si trova la soluzione. Cioè, se gli date dell'assassino tutti i giorni non parlerà mai. E Zelensky, d'altra parte, cioè uno che con Zelensky, come lo chiamo io, perché alla fine noi stiamo dando le armi a Zalone. A me mi va bene, poveri ucraini, io lo ho nel cuore tutti, ma io voglio la pace, sono stato obiettore di scienza. La pace non mi voglio più sentir dire che si fa mandando le armi. È proprio una cosa che mi dà fastidio, e questo è un pensiero che ribaltano anche in tutto, anche nel cinema. Il cinema non deve più far riflettere la persona, cosa che faceva anche un Carpenter, un Cronenberg, un Romero, il cinema di genere, Gordon, qualsiasi cinema di genere faceva riflettere i migliori, da Wes Craven a Tobe Hooper. C'era una riflessione politica sempre. Ormai invece mettono d'usore di merda che si danno che lesbie che ciucciano un po', e poi du scare jump di merda da dietro, corzono che si alza, che porca puttana sembra quando mi sono dimenticato che ho messo qualcosa nel microonde, parte bibi che mi piglia male, allora c'ho il microonde che gira film meglio di James Wan. Cioè è diventato tutto una questione di ormai di quello che ti vogliono dire. Cioè ti dicono ok, bisogna mandare le armi perché così si ferma la guerra, la gente non si pone la domanda. Sì, va bene, ok, il cinema chiudono, ma tanto che cazzo ve ne frega, ve li guardate su PC, ok. Dai, tranquillo, domani paghi l'aria, vabbè, ok, è tutto ormai. Trovo che ci sia un completo addomesticamento delle persone che credono di essere così libere di esprimersi e tutto quanto. E te hai detto bene, a me lo sai perché a me mi ospitano sempre la prima volta.
tutti. Una volta mi ospitano, anche a giro per l'Italia, festival, tranne qualcuno che mi ha preso in simpatia, festival, comics, tutte queste cose qui, mi ospitano una volta sola, mai la seconda. Perché io, quando mi chiedono la cosa, ci butto la politica e li vedo sbiancare. No, no, ma ti capisco. E quindi è fatta. A me non mi vengono a... non mi vengono più a... a ricercare, chiaramente, perché evidentemente qualcuno si è lamentato, ma sto comunista non ci si vuole. Certo, io qui vicino a Piombino sono praticamente stato buttato giù dal palco perché mi avevano invitato a parlare di Tim Burton, stavo parlando di Tim Burton, le diversità, e Tim Burton le ha sempre trattate, quindi il suo amore per i diversi, il suo amore per l'idea dell'unione, di un mondo senza quasi nemmeno confini, proprio visto che è così estremamente folle, di quest'idea del mondo della morte che è migliore dei vivi, da quanto fa schifo il mondo dei vivi in sé, no? Detto poi da un semiateo come lui. Mentre dicevo questo, dicevo chiaramente, poi ci fai le battute, ti muovi, e ho avuto l'ardire di dire, insomma, sicuramente non è il regista preferito da Salvini, mi è venuta la battuta, è normale, io non credo che lo ami, è tutta diversità. E mi è salito uno sul palco dell'organizzazione, mi ha levato il microfono, mi ha detto, te qui devi parlare di cinema e non di politica. E io, che cazzo vuoi? Gli ho preso il microfono, l'ho tirato, la tenete tutti a fanculo, pagatemi e mi levo di culo. Semplice, però per dirti, l'unica volta che mi hanno buttato giù da un palco è perché ho fatto un'affermazione politica, e quindi è un'assurdità, perché te dopo vieni da me e se ne discute, se certo. Vuoi, di cosa non ho capito, visto che non è che ho detto che Salvini chissà cosa, ho detto che secondo me, che per fare una battuta, ho detto questi sono film chiaramente progressisti di Burton, Burton un film conservatore come ne logica non lo fa, e quindi è un regista che politicamente ha una... a uno schieramento non di bandiera e di averci la testa di partito, la gente non mi vuol capire, ha un'impostazione mentale, magari non ci ha mai pensato, ma è progressista e di sinistra, basta. È un po' come il povero Clint Eastwood, io lo amo che lui è repubblicano, ma lui non ha capito che non è repubblicano, cioè no. L'abbiamo capito tutti, ma lui no, perché i suoi film dicono l'opposto. E quindi forse non l'ha capito solo lui che non è repubblicano. Secondo me lui è repubblicano modello Lincoln. Cioè lui si definisce un repubblicano forse modello, perché sai, in America sono l'unico posto al mondo che la destra è diventata sinistra col solito nome, come se ora il Partito Comunista Italiano fosse di destra e Alleanza Nazionale fosse di sinistra nel giro di 100 anni, ma dov'è possibile? Solo in America un partito può diventare l'altro, cioè. Quindi senti, io ti volevo fare due domande proprio su YouTube, certo. Perché una cosa, allora, questa è come dire l'era della velocità, della rapidità, della sintesi, e tu invece hai il tuo pubblico, hai fatto, diciamo, successo. Tu prima hai detto ci campi con YouTube, e quindi amen. A malapena. Sì, infatti, immagino, però con la lunghezza. Cioè tu hai fatto, adesso non vorrei dire una stupidaggine, se non sbaglio tu stai nel Guinness dei primati per il video più lungo. Ero nel Guinness dei primati con il video più lungo, con di 10-12 ore. Perché avevo fatto un video che era meglio il peggio di un anno, c'era tanti bei film e tanti brutti, è venuto fuori che dovevo parlare di 90 film, è venuto fuori un video che era mezza giornata. Poi c'è un ragazzo che è anche interessante, mi pare, che mi ha anche intervistato, il collezionista, mi pare, con un canale, il collezionista. Certo. E non so come abbia fatto a fare una monografia di Woody Allen tipo da 26 ore, io ce l'ho nel cuore ma gli vado nel culo, come si dice a Livorno, amorevolmente, cioè non... Non trovo che, se devo, sinceramente, questa è un'idea mia stupida, ma se devo perdere così tanto tempo scrivo un libro, cioè voglio certo. Qualcosa che resti, se c'ho una, io Allen l'ho fatto e dura 5 ore, può bastare, cioè, per me, io cerco sempre, quando cerco di fare un video, di non essere troppo lungo nel film, per me un film quando arriva a 10 minuti di chiacchierata, quando ne hai parlato 10, è anche troppo, 12-15, perché io cerco sempre di ribaltarmi per come leggo io un libro. Quando io leggo una recensione, anche ben fatta, possono essere 3 pagine, quando, nemmeno una recensione, perché una recensione quasi sempre sono 3.000 battute, una colonna e via, diciamo. Però quando leggi un libro, come magari quello che ho letto, finito ora, di Pier Maria Bocchi su Michael Mann, che c'ho qualche storia, avevo ripreso, vedi che magari parla di Black Hat e sono 3 pagine, 4, ma fa una cosa molto più larga di una recensione, però ti rendi conto che se leggi piano, normalmente alla fine sono 8 minuti, 10 minuti, mi sì. Capisci cosa ti voglio dire? Sì, se sì. Le parli sono 10 minuti, cioè il tutto il più è semplicemente voglia di parlare di più, ma in realtà un'opera d'arte, spiegarla in più di 10 minuti, cinematografica, mi fa ridere. Io a volte vedo gente, youtuber, che fanno, cioè esce il teaser
e fanno sul teaser 10 video da 50 minuti l'uno. Cazzo, mettete tutto insieme, sono 500 minuti, sono 5 film di quelli che devono uscire, avete visto 30 secondi di teaser. Capisco, bisogna guadagnare, nella vita si fa di tutto, però c'è un po' di dignità, un po' di amor proprio, cioè. E, però vedo che la gente ama queste cose qui, cioè gradisce vedere la gente che io non lo farò mai, cioè che guarda il trailer e fa la reazione al trailer, ma cosa cazzo me ne frega? Cioè non ho capito, non me ne frega un cazzo del trailer, figuriamoci della reazione di uno. Cioè davvero c'è qualcuno che io devo credere a casa che gliene frega un cazzo di come reagisco io davanti a un trailer? No, soprattutto, non so se tu hai visto come reagiscono, che sembra sempre che abbiano visto la Madonna. Sì, sempre. Tutti sempre. È tutto bello, ma poi ne fanno 10 reazioni, manco una. Quindi per me il mondo di YouTube è un po' particolare, ti ripeto. Io in realtà... ora ho scritto della roba per il Babietti, per i Manetti Bros, ne sono felice, ho scritto 2 o 3 anni per Nocturno, un pezzettino perché mandava, ho scritto tante prefazioni a tanti libri indipendenti di tanti ragazzi che parlavano di zombie, horror, tante cose di questo tipo, mi hanno chiesto ora una nuova fanzine, un blog, un articolo, gli ho mandato 5 paginate sull'horror e la politica, appunto, che quello volevano. Quindi io, a me piace fare in tutto, ora vado al 28 di maggio, vado al teatro per la prima volta a Menotti, a Milano, dove devo fare 1 ora e 20 di meta solo sì, che in realtà lo faccio sempre, però non mi è mai capitato senza avere un argomento, quindi mi fanno diventare anche teatrante, questa cosa è divertente, però tanto dirò sempre le solite cose da un altro palco, cioè io mi sto spostando da tutte le parti, poi se tutto va bene qui chiudo la videoteca, sì, ho avuto una bella offerta, non come videoteca, ma da una casa probabilmente del cinema, che dovrebbe andare tutto in porto, quindi vado a dirigere una casa del cinema, sono molto felice. Però continuo a fare i miei video 10 volte di più a quel punto mi sfondo veramente. E poi, è tutto lì, ripeto, io sono ancora per dire ai ragazzi, non mi ascoltate, ascoltatemi, ma criticatemi il più possibile, ma per favore cercate di non essere hater nella vita, cioè odiare persone che non conoscete, che non vi hanno fatto un cazzo solo perché non hanno il vostro gusto musicale o cinematografico, è la cosa più schifosa e stupida e che vi fa perdere tempo nella vita, cioè odiate il fascista, odiate a chi vi fa del male sul serio, se volete il mio consiglio non odiate proprio nessuno, cioè cercate le persone peggiori che incontrate nella vita, cercate di farle diventare migliori, se non ce l'avete fatta, amen, voi ci avete provato, loro restano le solite merde, cioè qui c'è ormai questa voglia di essere cattivi a ogni costo che mi sta veramente sui coglioni, cioè a ogni costo bisogna dire che è, cioè che palle, cioè, io, e poi io sono abbastanza stronzo e quando dico le cose le dico sul serio, e quando dico che se una persona mi recensisce l'ultimo Me contro 3 e gli dà 4 stelline, 7, 7 e mezzo, lo licenzio. Mi dispiace, deve andare a c'è tanto posto nella manifattura della lana, c'è gli zucchini da accogliere, c'è tante cose da fare, imparare a suonare una chitarra, ma lascia perdere il cinema, lascialo sta. Cioè io ho tutto l'amore per Bertarelli, poverino è anche morto, poveromo, ma io gli avrei vietato per legge di fare un libro dove mette come film più brutto del mondo 2001, per me è vietato, certo, per legge, è anticultura, è violenza verso l'umanità, secondo me quella adesso, è crudeltà. Ora però adesso, per quale giornale scriveva? A me pare che poi tutto, no, è strano da dire, perché chissà per quale. Esatto. Se lo può far scrivere uno, sì. Esatto, cioè, sono in due, o il giornale o il libero, quindi. Cioè, lo giornale o il libero. Esatto, quindi. Vabbè. Ma solo che il libero credo non faccia nemmeno più scrivere di cinema, perché tanto ormai basta che scriva che le donne non capiscano una sega, a basso l'omosessuali e neri di merda. Cioè, il libero funziona così. Il giornale invece si può dare quasi un aspetto da giornale serio, quando perché poi in realtà ha una storia, no? Ha una tradizione. Sì, siccome quindi... c'è una grandissima storia, sbatti il mostro in prima pagina, c'è una grandissima storia, sì, appunto, quella sbagliata però, quella del, vabbè, servilismo del potere, quella di un, sì, fascista che aveva la bambina di 12 anni, che chiamava scimmietta animaletto e che viene considerato un grande uomo, affanculo al mondo, guarda, cioè veramente va, vabbè. Sfondi una porta aperta su questo. E invece ti volevo chiedere, appunto, tu hai detto, se devo fare un video di 26 ore scrivo un libro, tu hai mai pensato di fare un libro tutto tuo? Allora io sinceramente ho avuto anche offerte da case editrici e gli ho detto anche lì sì, una è 3 anni che mi vorrà, anche 4 che mi vuole morto, una da 8 mi vuole morto, perché gli ho detto di sì, ma poi il mio problema è che io sono un insicuro per natura. E quando chiacchiero così dal vivo ormai è andata, cioè non so come farti capire, anche quando faccio le conferenze o vado a cioè ormai è andata, nel senso che sto chiacchiero è andata, ve le ho detto, è bello il bimbo, ormai è andata, cioè è partita, cioè
capisci cosa ti voglio dire? Quindi è fatta. Il mio essere imbranato rimane un po' è timido e un po' impacciato, rimane alla fine ucciso dal fatto che suonando da 30 anni sono abituato al palco e quindi quello non mi uccide. Ormai è superata. Invece la scrittura mi mette in imbarazzo da solo. Ho la solita ambulanza e c'è in tutti i miei video, era naturale. Aspetto un secondo perché il volume. Ormai ci ho perso l'udito, quindi cioè, è così. Cioè, poi alla fine il discorso è molto semplice. È così. Io poi la scrittura mi mette in imbarazzo e quindi le scrivo. Arrivo a 300 pagine, mi rendo conto che non mi garberebbe leggere quello che ho scritto e lo butto via. Ecco, più o meno. E diventa un problema perché poi per scrivere 300 pagine mi ci vuole un mese. Non è come fare un video che se voglio anche. Cioè io il video. Capiamoci, poi il video quello di 14 ore, 12 ore, quante erano? Io di girato ce ne avevo 46. È che non voglio uccidere le cose. No, è che poi tagli e ritagli perché ti rendi conto e dici la solita cosa 20 volte, come avrò fatto oggi, solo che te tanto è un canale, è meno, cioè così perlomeno mi spiace anche se ho parlato di azzate, se vado di palo in frasca, a me sono fatto così, non sono descalettato di natura, cioè proprio non riesco. E ti ho detto, infatti, mi chiamano una volta sola, la seconda hanno paura. Questo è sa cosa vuol dire. Così. Beh, tra l'altro, poi un'altra cosa a proposito di YouTube: tu hai avuto il merito di far conoscere ai cinefili di YouTube tutta una serie di registi italiani che dovevi andarti a leggere dei giornali, delle riviste, dei libri precisi. Tipo, il mio primo in mente è Di Leo. Però, insomma, non solo quel filone lì. Sì, ma di tutto. Guarda, io sono stato incredibilmente sconvolto dal fatto che mi sono arrivate migliaia di email sul fatto che ho fatto scoprire Elio Petri. Ma io pensavo che Elio Petri fosse un bene dell'umanità, cioè fosse un bene comune del mondo, dell'Italia. Sempre pensato. Poi per me Di Leo vale quanto Petri, quindi io sono molto strano, io non ho pregiudizi verso il genere. Fulci lo amo, Bava, sì, ho avuto la fortuna di far conoscere molte persone a queste però chiaramente io l'ho conosciute prima al cinema, perché ripeto, questi film andavano tutti al cinema, quindi seconda, terza, quindicesima visione, quando c'era qui Aurora, Lazio e altri cinema, come dico sempre, che te arrivavi alle 3 di pomeriggio e ti dicevi ci esci stasera dopo 3 film, 3 horror, però sai quali sono? 1.000 lire, te che le davi, 1.000 lire, non sono nulla, so Certo. tutto il giorno al cinema, però ci beccavi i film degli anni 50 di fantascienza di Corman, magari di serie Z, poi ci beccavi il film di Lucio Fulci dell'82, magari era già l'86, e poi ci beccavi e magari boh, il film americano che Reanimator, che boh, a caso avevano anche quello, cioè i film che loro avevano acquistato che mandavano a pile. Veramente è una cosa che non capisco come fa a non mancare alle persone questo attaccamento all'arte. Diciamo che a chi le ha vissute questo tipo di esperienze mancano. Solo che poi quelle a cui mancano, come dire, non hanno la forza comunicativa, ma anche economica, come dicevi tu, cioè non vanno più al cinema. Certo, Quindi poi costa tantissimo. gli mancano certe cose, ma non vanno più al cinema. E ci vanno coloro a cui che queste cose non le conoscono. Certo, ma è perché quella hai ragione te. Evidentemente io nel far conoscere questi autori che io ho sempre amato, evidentemente che ho copiato, cioè io non è che l'ho conosciuto da solo, vedendoli al cinema, poi Ghezzi la notte, poi le prime fanzine, i vari splatter che uscivano, Nosferatu, le riviste degli anni 80 che uscivano in edicola horror, facevano vedere tutte le foto dei set di Fulci, e quindi ti appassioni sempre di più a una cosa che poi appunto è il cinema di genere, il cinema soprattutto così scomparso, un po' di serie B, e così ti ci appassioni proprio perché ti rendi conto che anche lì c'è stata tanta di quella puzza sotto il naso che solo forse i Carriere du Cinéma non avevano. Per la quale insomma ci siamo dovuti accorgere. Io una delle cose più tristi della mia vita è quando Tim Burton venne a presentare il mistero di Sleepy Hollow in Italia. E disse che si era ispirato al 90% a uno dei migliori registi italiani, che lui insieme a Fellini e altri adorava, e che era Mario Bava. E io mi ricordo che nessuno sapeva chi era Mario Bava, cioè noi eravamo in una stanza con 400 critici over 60 anni e anche alcuni di 30 che non avevano idea di chi fosse Mario Bava. Come quando venne Tarantino a presentare Le Iene e volle ringraziare Fulci, e la gente non sapeva chi era. Che lo fece addirittura salire sul palco, cioè sono quelle cose che ti lasciano basiti, cioè noi abbiamo,
una cultura anche cinematografica, un'idea passata che non vogliamo assolutamente far venire fuori. Cioè, perché se no, se noi te dici, no, i ragazzi non lo sanno, non le sanno queste cose perché i genitori, i media hanno smesso di raccontargliele. Cioè, a me mi fanno passare come se io fossi un calzolaio. Non è la stessa cosa che mi dicono, vabbè, ma la videoteca ormai è passata, la devi capire, le cose cambiano, il progresso. Quando il progresso toglie centinaia di migliaia, milioni di posti di lavoro nel mondo, quando toglie la libertà di poter parlare di cinema alle persone che amano, quando tolgono i posti di cinema, ma dove sta il progresso? Cioè, quello che ripeto, ma dov'è? Cioè, perché non può esistere Netflix e le videoteche? Lo hanno deciso le multinazionali che non hanno più interesse a vendere questa cosa e a noleggiarla. Non è un caso che io non chiudo la videoteca perché è mesi ormai che non fanno più le versioni in noleggio. Cioè il bollino non c'è più. Chiaro? Lo Stato italiano ha deciso, prima che noi si chiudesse tutti, di farci chiudere, non ci fa noleggiare le novità. È chiaro? Certo. Quindi c'è. È chiaro che quando arriva uno come me, che è tutto tranne complottista, ti dice, vabbè, qui c'è un piano sotto. Perché se te mi levi durante il Covid, io non me ne sono accorto perché durante il Covid mi sono accorto che il bollino non c'era più, quello lì quando io ordinavo film. Ho detto, ma come mai costano così poco? O meglio, sarà il Covid. Invece poi mi sono reso conto che è 2 anni quasi, 1 anno e coda, che non fanno più le versioni in noleggio. A quel punto te vuol dire che io devo chiudere. Cioè mi stai facendo chiudere. Mi capisci cosa ti voglio dire? Cioè quando una cosa è così e dai Netflix a 2 euro e mezzo al mese, diviso 8 persone, cioè è chiaro qual è il piano, no? Uno Stato, ripeto, serio avrebbe fermato tutto. Ferma i lavori. Come hanno fatto in Spagna, in Grecia, in Giappone, in altri posti, In fermare le tasse Francia, per 4 anni, cioè è possibile che io devo pagare su un film il 22% di IVA, poi ci devo passare altre tasse e io ci guadagno il 20% da noleggio? Perché un libro viene considerato altro di me e loro ci devono guadagnare l'80% da un libro? Perché la loro IVA è al 5% e non la pagano, è assolta dall'editore? No, fammi capire, perché la devo pagare? Cioè, il certo. cinema è una merda, la letteratura vale di più, c'è sempre questa cosa. Che quindi se si parla, se uno si prova a fare una recensione su dei libri e non ci mette la politica, è uno che fa delle recensioni sui libri di merda. Se fa l'opposto col cinema, è invece un coglione. Facci caso. Cioè, i più grandi, diciamo così, recensori, opinionisti di letteratura, o quasi tutti fanno parte di un partito, comunque ci mettono sempre l'idea politica, la sostanza, cosa vuol dire. E tutti sono lì, ah, una grandissima, una visione ampia, così fa capire cosa c'è fra le righe, no? Il cosiddetto fra le righe. Se te vuoi spiegare cosa c'è fra le righe di un film, questo ti dice, ma non c'è le righe, ma lo dici te, cioè non è che siccome ci sono le righe scritte non c'è un non detto. E quindi è lì, il problema è tutto lì. Secondo me il problema proprio alla base dei tempi nostri, di uno come me che è costretto a parlare su YouTube, è primo perché non legge per nessuno, quindi io mi garberebbe di più scrivere. E secondo perché ho notato che magari non ci capisco un cazzo, e va bene, e poi va bene, tanto non è un problema. Però ho notato che a livello di comunicazione sì, che piaccia a me o no, e che quindi la gente prende quello che dico, alcune persone bene, capiscono anche quando esagerano, quando esagero, quando volutamente vado sopra le righe. E quindi perché no? Perché non utilizzare questa mia vita orribile per fare qualcosa di interessante per altri, che perlomeno lo è per me. Cioè, quindi mi va bene, cioè. Io sono marxista, sono dell'idea che se nella mia vita convinco 2 persone a essere marxisti, ho fatto il mio. Cioè. E quindi, cioè, se convinco 10 persone a guardarsi Carpenter e andare a fare in culo all'ambulanza lì di Michael Bay, sono felicissimo. Certo. Cioè, ho fatto il mio. E poi, se uno è contrario a questo, a me che me ne frega, cioè, uno si crogioli nella propria merda MCU finché ce n'ha, tanto poi finirà e si crogiolerà in altre merda. Faccio un esempio e chiudo con questo discorso. Un regista come Nolan, che dicono che io odiavo, che io invece trovo che faccia delle cose belle e brutte come tutti, finché ha fatto Batman era il grande Nolan, il grandissimo Nolan. Ora è un tutti, c'ha solo hater o Nolan. Ha fatto il danno di mollare Batman. Quando un film come Dunkirk, il Cavaliere Oscuro, il ritorno, ne vale 23. Punto. Tecnicamente, stilisticamente, di forma, di sostanza, punto. E poi vabbè, è così. Cioè, quindi c'è questo attaccamento che è finita per me il cinema, perché ormai l'attaccamento non è più nemmeno alle star, facci caso, tranne quei 2 o 3 che tirano qualcuno al cinema. Cioè, se il Dottor Strange, Bacabò, lì come cazzo si chiama, fa un altro film, fa flop, non gliene frega mica un cazzo a nessuno. Cioè, non è più come prima, che Stallone faceva i film e andavano a vederli tutti. Cioè, non c'è nemmeno più la forza dello star system. Perché se noi ci facciamo caso, cioè, ha fatto molti film, quelli dei supereroi, no? Quanti ne hanno fatti? Milioni. Guarda Robert Downey Jr., non ce n'è uno che funzioni. Guarda Scarlett Johansson, guarda, fanno flop tutti. Tutti.
però c'è vestire di supereroi, però quando fanno il fumetto è pieno. Quindi ormai si è spostato, ripeto, ormai la gente purtroppo vede il cinema come qualcosa che deve esso stesso come spettatore controllare. Invece il cinema, a livello non di quello che racconta, ma a livello di fruizione, deve essere fascista, non lo devi controllare, lui deve controllare te. Devi stare zitto e subirlo. Se non ti va di subirlo, vuol dire che sei uno che l'arte non la vuole comprendere. Punto. Perché se vuoi guardare solo qualcosa non da subire, ma che te vuoi accomandare, allora hai sbagliato. Hai sbagliato. L'arte non si comanda, l'artista non si comanda. E ripeto, la cosa più triste è stata appunto vedere Sam Raimi al servizio di una storia rincoglionita e avere un regista del genere che ti ha fatto La casa, Drag Me to Hell, Soldi sporchi, un film più bello dell'altro, tranne qualche cazzata, chiaro? Ridotto a dover mettere il suo marchio in 4-5 sequenze che si vede e con una voglia proprio di voler raccontare, e poi metterci anche quelle cose con il povero Bruce Campbell che deve fare quella cazzata con quel alla fine. Durante il film un po' mi ha fatto ridere. Diciamo, il post titoli di coda mi ha fatto incazzare. No. Cioè, perché se ce l'avevi e l'hai fatto parlare, allora Remi ti dovevi impuntare e lui doveva essere cattivo e ti dovevi trovare una storia con Bruce Campbell. Se non gli andava, i miliardi ce l'hai, il film non lo facevi. Punto. Come fa giustamente Romero, Joe Dante, Landis e questi. Non posso fare il cazzo che mi pare, non lo faccio, c'ho soldi. E Remi deve fare lo stesso. Fatti in canale YouTube, mi ha fatto Blomkamp e fai Demoniac. Demoniac di Blomkamp fa schifo a tutto, ma tanto a me è piaciuto, ci ha messo 2 lire dentro, ha fatto il cazzo che gli pare. Meglio così che andare fino a fare un altro Doctor Strange. E poi durante Doctor Strange ho visto il trailer di Avatar e sono rimasto basito da come Cameron sia riuscito a rendere ancora più palpabile della gente che ormai sembrava tutto vero, ho fatto, siamo sicuri che ha fatto al computer questo film. Sto rimasto quello, lo sto aspettando in gioia. Perché per me Cameron è l'ultimo insieme a Spielberg, perché Scorsese è più nuovo in un certo senso, è più vecchio, volevo dire. Diciamo che è il vero cinema americano puro, che classico, ma Eastwood è troppo vecchio per poter dire speriamo un altro film, diciamo. Però mi piace perché Cameron c'ha proprio è il pazzo che aspetta 20 anni tra un film e un altro. Quando potrebbe, cioè, se si pensa che dal 97 ora ha fatto 2 film lui, 2 successi clamorosi in 25 anni, questo è pazzo. C'è cioè, un altro qualsiasi avrebbe fatto Poteva fare Titanic il 2 il cazzo. giorno dopo. Sì, poteva fare il cazzo che voleva. Cazzo che voleva, no, aspettiamo 15 anni e facciamoci Avatar, poi aspettiamo ne altri 12 per farci quell'altro, perché tanto sono furbo. Cioè, perché questa è una persona che secondo me, oltre al commercio, appunto, ha intenzione di portare avanti il mezzo. E ho notato che i registi di adesso sono shooter, ormai hanno vinto. Aveva ragione Carpenter negli anni 90. Ci siamo noi i registi e ci sono gli shooter. E quando disse purtroppo ormai fanno girare più gli shooter di noi, hanno vinto. Gli studi non hanno più intenzione di dare libertà artistica e pensare faccio un bel film oltre a incassare, ma hanno solo l'idea di incassiamo e abbiamo capito come. Facciamo, ti ripeto, scegliere il film a chi lo va a vedere. Facciamo vedere una fotina che esce Dottor Cazzo, vediamo quanti mi piace prendere. Boh, ha preso 22 milioni di like, Dottor Cazzo, mettiamo accanto, vorremmo lui come attore. A me ha preso 20 milioni di like, ecco, ho fatto il film. Poi la storia, sai, che cazzo se ne frega della storia? Ci Si menano, sa il per come vogliono. personaggio, ci sa l'attore, ma che cazzo se ne frega della storia? Cioè, sembra che i film siano tutti scritti così. Cioè, sono andato a vedere Uncharted, non so se l'hai visto. No, non ancora. Ragazzi, ma quello lì col bimbetto e Fallo Maragno e Mark Wahlberg, ma lì è veramente, cioè, ti viene voglia a te di invadere la Polonia, eh? Cioè, diventi. No, Avendo un fanatismo per Indiana Jones, volevo vederlo. guarda, veramente ti senti Wagner nelle orecchie e vai, parti per la Polonia, io te lo dico. Cioè, diventi Alleniano di Anna e le sue sorelle, cioè, ti piglia male per film lì, è una di una bruttura che non si può guardare. Cioè, Moebius è roba da vergognarsi, la gente in sala era esaltata a vedere quella cosa lì. Io ti ripeto, non so più se davvero sono un boomer io, come dicono, anche se vi faccio presente che io sarei Nixer al limite, perché io non è che sono nato negli anni 50 e 60, ma nei 70, quindi sarei la generazione X, ancora non ho 102 anni ad essere un boomer. Cioè, io vedo che pericolosamente la china è che noi siamo qui a discutere e spero che qualcuno apprezzi la discussione e non solo quello che si dice, cioè il fatto che, porca puttana, eh. Cioè, com'è possibile che io debba dire delle cose che mi sembrano normali? Cioè, che io debba dire, guardate che il cinema è anche arte, oltre che industria, cioè, se no, se no siamo. Sembra che la gente mi risponde, ma vabbè, che palle, come palle. Cioè, e anche c'è la politica, perché il cinema è uno dei mezzi politici, anche di propaganda, più importanti sono stati al mondo. Sì, vabbè, ma che palle, cose vecchie. Vabbè, guarda questo cinema, però guarda bello questo film, rispetta le regole, quando spezza i canoni lo fa perché ha un senso narrativo, beh, anche te stai a guardare le regole.
No, uno mando legge il libro, ma se i punti, le virgole, le parentesi sono messe a cazzo di Anna a livello grammaticale, ma non si incazza, ma che libro sto a leggere? Ma perché quel film non è la stessa cosa? Perché c'è un'ignoranza tale che mi va bene, perché lo spettatore normale mi va benissimo, è che abbia tale ignoranza, a me frega niente, è come il lettore normale che legge Faletti e se gli fai leggere Borges non riesce alla quarta pagina, perché è anche allenamento e sensibilità, non è intelligenza, non voglio mettere la persona a un livello inferiore, sto solo dicendo che lo spettatore che se ne fotte va benissimo avere il suo pensiero a un certo punto, quello che dice io mi intendo di cinema, mi faccia capire cosa si intende. Se non manco sai cosa vuol dire montaggio alternato, non ti intendi di cinema, ma nemmeno delle basi più stupide. Cioè, quindi è quello che trovo, ecco, e finisco offensivo. Chiunque può parlare di cinema come se stesse parlando di gabinetti. Se ti provi a parlare di arte, di letteraria o di arte pittorica, di fotografia, ti fanno nero se non sai tutto al mille per mille. Tant'è che se tu ti ricordi prima, quando dovevi trovare un sinonimo di film, dicevi opera o pellicola, adesso certo. Dici contenuto o prodotto. Prodotto. Il nuovo prodotto della Disney è Doctor Strange. Ma come nuovo prodotto? La nuova opera. Fabbrica. Cazzo, io dico sempre, io calcolo che anche quando parlo della merda, che a me mi fa schifo e la distruggo, io dico sempre l'opera di... Certo. L'opera di merda di... Beh, è un'opera di merda, però è sempre un'opera. E come dico sempre... Sempre, questo è vero, a livello artistico vale sempre di più una qualsiasi film di merda di una qualsiasi più bella recensione del migliore recensore del mondo. Ok? Perché una vive grazie all'altro, l'altro vive benissimo senza la critica. Sì. Chiaro? Quindi non so se si capisce il discorso. Poi no, quello d'accordo. Che penso non è vero. Secondo me ci sono tanti video di tanta gente, non dico me, che sono molto più divertenti, belli e interessanti, color correction fatti e montati meglio di tanti film. Ma questo è un altro discorso. Sì, il punto è che comunque il rispetto ci deve essere sempre per chi, anche per... Cioè, a me nei riparenti il rispetto massimo per lui, che poi mi ha fatto ridere a bestia un tratto naturale e tutto, ma che si chieda il rispetto massimo per l'opera è una puttanata. Se io la voglio distruggere, massacrare, vomitarci sopra, lo faccio quanto mi pare. E l'artista deve ridere e non offendersi, se è un artista. Quello che si offende è uno coi soldi che gli ha dato babbo, che decide di fare l'artista, non è buono a farlo, e quindi si offende. Perché tutti gli dicono bravo perché gli leccano il culo, semplice. Perché non è possibile che io, quando mi dicono i tuoi video non mi piacciono, ci credo, perché non è possibile che tutto quello che faccio piaccia a tutti, vuol dire che starei sbagliando. Ma poi vuol dire che sbaglio, perché se piace a tutti, nel mio intento è proprio sbagliato. Io voglio che almeno metà che mi guardi non mi piaccia e dica ma questo stronzo lo odio, e che quando entra nel bar va lì sto frusciante quanto è stronzo. Così qualche altro mi viene a seguire. Questo non l'hanno ancora capito gli eter, che più parli di me più mi vengano a seguire, non è che io come sono aumentati gli eter negli ultimi 2 anni, che sono aumentati a palla di fo, come sono aumentati gli eter, io avevo 30.000 iscritti, ce ne ho 70.000 sul canale, puff. È chiaro, sì è vero. E se inizi a parlare male di me da tutte le parti, poi la gente viene, e metà magari li garbo e ci rimane. Ah certo, infatti. Quindi, io ti ringrazio Federico, intanto ti faccio grazie bocca a te, scusa di chiacchierata inutile. No, a me, vabbè, insomma, inutile, sono tante le cose inutili, però almeno sono divertenti molte di queste. Sì. E questa chiacchierata è una di queste. E intanto ti faccio in bocca al lupo per il post video. Grazie mille. Qualunque cosa succeda, spero che succeda per il meglio. Vabbè, qualunque succeda, come si diceva a Livorno, ho avuto la fortuna di avere genitori comunisti. Bellissimo. Quindi allora... Allora stai a posto su questo. E a me mi basta, io dormo in una macchina, non me ne frega un cazzo dei soldi, a me la gente forse non ha capito. Io non vivo per i soldi, se volevo vivere per i soldi accettavo quello che quando Netflix mi ha chiesto di fare un contratto accettavo, io non è che lo tengo, quando mi ha chiamato Amazon Prime Video 2 mesi fa, vieni si fa il canale tuo che così fai le recensioni, gli ho detto di no chiaramente, non mi interessa, eppure mi davano i soldi ma tanti, non me ne frega niente. E cosa me ne frega? Ho 50 anni, ora mi devo piegare a questi 4 qua, ma che me ne frega? Mi piego nel momento in cui non do da mangiare a mia moglie. O lei non lo dà a me, perché io non è che sono maschilista. Se lei lavora e lavora lei, io no, pulirò io asa. Non c'è mio problema. Anzi, vedo l'ora di far casalingo. Anche se lei, poverina, lavora, fa l'osso, si fa un culo, pagano 12, quindi non è che un lavoro. No, guarda, immagino. Comunque io ringrazio te veramente, perché sono prolisso e rompi coglioni, mi rendo conto. Guarda, non c'è problema, anzi, c'è questo tipo di interviste, più si chiacchiera, più si parla di cose, tra l'altro interessanti, non si stava parlando di stronzate, meglio è. E niente, ti do l'appuntamento, magari ci rivediamo qualche volta in qualche video. Quando e vuoi. Poi, ovviamente sui tuoi video, io non sono io che devo mandarci la gente perché viene da sola, però insomma, in bocca al lupo per tutto, buon proseguimento. Buon proseguimento anche a te.
Ciao ragazzi. grazie a voi che ci avete seguito. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao.